fare banca di finanza, altra cosa è fare banca dell'economia reale, perché noi generiamo reddito, generiamo base imponibile e quindi contribuiamo alla generazione di ricchezza, perché bisogna pagare più tasse se c'è maggiore capacità di reddito, e la maggiore capacità di reddito bisogna generarla, e il credito positivo accresce la capacità di reddito delle persone. Noi siamo l'unica banca dove possono essere amministratori quelli che ne sono soci e possono essere soci quelli che risiedono nel territorio della banca. In qualsiasi altra banca l'amministratore può essere anche un signore che viene da non so dove, da noi no. Quindi questa interconnessione comunitaria è fortissima, e se qualcuno qualche anno fa pensava che era un modello vecchio e superato, beh, devo dire che dalla riforma in poi sono passati quasi 10 anni, ne stiamo parlando perché forse ci avviciniamo al decennale, questo percorso è stato un percorso di oggettivo successo. Realmente produttivi italiani vengono finanziati per un quarto dal sistema del credito cooperativo, che nel suo complesso fa il 10% del sistema bancario italiano. Quindi noi nell'insieme rappresentiamo il 10%, quando andiamo a misurare il credito al lavoro, il credito che crea reddito e quindi fiscalità, noi finanziamo il 23-24% per esempio dell'agricoltura o delle piccole imprese. Quando ancora andiamo a scomporre questi dati nei territori dove è presente il credito cooperativo, queste percentuali diventano iperboliche, perché superano anche il 50%.